Dicevo appunto, benvenuti a tutti a questa prima serata del Ferragosto Casalbonese, la prima serata anche della Proloco. Dicevo appunto, abbiamo il 12 abbiamo Friene e Magnanni, il 18 e il 15 poi abbiamo la Sagra Centrale, come sapete, della pasta e fagioli, scucchiolarete. Il 18 abbiamo i giochi tradizionali e il 22 abbiamo la corsa podistica, ormai giunta alla quarta edizione. È la prima serata, speriamo che sia la prima di tante serate in allegria. È un modo per tutti per passare insieme effettivamente queste vacanze serene. Quindi di nuovo io ringrazio tutti per la presenza, benvenuti a chi è che sta qua e benvenuti anche a coloro, agli amici che stanno fuori e che ogni anno ci vengono a trovare con la loro presenza. Passo la parola a Nunzia. Buonasera a tutti e grazie a tutti per essere qui in questa piazza meravigliosa. Per questa serata io voglio ringraziare prima di tutto le persone che hanno offerto il loro posto per gli espositori e veramente sono stati molto molto disponibili, grazie a tutti. Poi ringrazio gli espositori che hanno accolto l'invito a partecipare. Ferragosto Casalbonese anche quest'anno preparato dall'amministrazione comunale con la partecipazione e la collaborazione di tutte le associazioni presenti sul territorio. Allora, il 5, domani sera, presso gli impianti sportivi, ci sarà la finale di calcio a 5, si dice così. Poi, il giorno 5, in questa piazza, alle ore 22, avremo l'onore e il piacere di vivere con gioia il concerto di Aldo Lanciò in questa piazza. Ancora andiamo avanti, 8, 9, 10, Sagra del Cinghiale, il 12 la corrida, l'ha già detto Antonio, il 15 la Sagra, il 16 apriamo l'Azione Cattolica con una rappresentazione di danze sacre, il 17 l'Associazione Arcobaleno con il Saggio di Danza, poi il 18 presso gli impianti sportivi i giochi della tradizione popolare, quest'anno fatti a livello locale, l'anno prossimo con l'intenzione di fare un campionato dei giochi della tradizione popolare in tutto il Vallo di Diano. Poi abbiamo il 22 la gara podistica, il 23 abbiamo la passeggiata ecologica organizzata dalla Federcaccia. L'augurio è quello, ringraziando tutti quanti per la collaborazione, l'augurio a tutti voi e a tutti noi di trascorrere un sereno e felice Ferragosto Casalbonese. Grazie a tutti e buona continuazione. La parola al sindaco. Molto velocemente, solo per porgere a tutti voi un cordiale buonasera a tutti, naturalmente, a nome mio e dell'intera amministrazione comunale che ho anche per questi 5 anni l'onore di rappresentare qui a Casalbone. Ovviamente un ringraziamento particolare a tutti quelli che si sono prodigati questa sera nella riuscita di questa serata, ma anche e soprattutto a quelli che lo faranno nelle prossime serate, diciamo in questo programma che è stato esposto qui questa sera. E ne approfitto per ringraziare davvero con grande affetto chi ha deciso di vivere con me, a fianco a me, questa avventura amministrativa, questa nuova esperienza amministrativa, quindi vale a dire gli assessori comunali, il vice sindaco, i consiglieri comunali. Siamo già, appunto, come avete avuto modo di vedere, già impegnati sulle cose da fare, perché questo è l'unico interesse forte che abbiamo. Siamo già concentrati sulle cose che vogliamo fare per il nostro paese. Territorio significa risorse naturali, risorse ambientali, ma soprattutto risorse umane. Le risorse umane che rappresentano uno straordinario patrimonio per il nostro piccolo, ma credo anche questa sera c'è un motivo in più per dire straordinario paese, quanto è bella questa piazza e quanto è ricca di presenze e di gente. Questo è un motivo di fierezza e di onore non del sindaco e dell'intero territorio, per i casalbonesi, per tutto quello che riusciamo a fare con le pochissime risorse a nostra disposizione. La risorsa più importante sono i valori aggiunti che abbiamo noi come risorse umane. Voglio augurare a tutti voi un buon Ferragosto,
un periodo di relax a Casalbuono, c'è certamente tanta gente che continua a lavorare, però all'interno del lavoro e della quotidianità, se si fanno serate piacevoli e divertenti come questa, con tanta passione e tanto coinvolgimento, credo che sia un bene per tutti noi. Buona serata a tutti.